C'è poca voglia di parlare, tanto che il tecnico del Prato, Leonardo Acori, ha annullato la conferenza stampa pre-gara. Non ha voglia di parlare ed ha perfettamente ragione, perché ormai di parole e d'inchiosto ne è stato sprecato a fiumi. Il Prato, costruito da orgoglio pratese, ha progetti ambiziosi che devono cominciare a diventare tangibili. Tradotto, dopo aver raccolto 2 punti in 3 partite, il Prato cerca la prima vittoria stagionale sul campo del Fanalino di Coda carrarese. Dobbiamo cercare dalla prossima, già mercoledì, di vincere la prima partita in campionato e fare il meglio che possiamo. Il Prato incrocerà i guantoni con i marmiferi. Inizio della partita alle ore 18:30, che si sono presentati ai nastri di partenza del campionato con una squadra giovane e senza ambizioni di sorta e attualmente sono relegati all'ultimo posto in classifica con 0 punti. Insomma, la partita giusta per rilanciarsi per il Prato. Ci sono delle cose positive, ci sono delle cose negative e siamo qua per lavorare e dare il nostro massimo e migliorarci sempre. Per quanto riguarda la formazione, Acori potrà contare su tutti gli effettivi a propria disposizione. Non ci dovrebbero essere cambiamenti rispetto all'11 che è sceso in campo nel derby con la Pistoiese. Unici dubbi, il ballottaggio Carcuro-Cavagna a centrocampo e Catacchini-Beduschi in difesa. Per il resto non è prevista nessun'altra novità. Il Prato, per prepararsi al match che sarà disputato sul manto sintetico dello Stadio dei Marmi di Carrara, si è allenato al Vittorio Rossi di Santa Lucia. Obiettivo 3 punti, c'è da voltare pagina, c'è da cominciare a risalire in classifica. A pensarci bene, ha ragione Acori, c'è poco da parlare, adesso conta solo vincere.